Oggi andiamo a preparare l'agnello pasquale di Favara, un dolce tipico della mia bella Sicilia. Iniziamo dalla realizzazione della pasta reale o pasta di mandorle. Quindi, come prima cosa, andiamo a versare in una ciotola la farina di mandorle. Ti consiglio per questa preparazione di utilizzare questa, perché in quel caso, se lavorate troppo, andreste a far uscire gli oli della frutta secca e noi non lo vogliamo. In più, essendo che dobbiamo andarla a modellare, ci serve che sia completamente liscia e senza granelli. Per enfatizzare il sapore della mandorla, vado ad aggiungere per l'appunto dell'aroma alla mandorla, qualche goccia. Poi prendo una busta di zucchero a velo contenente 125 grammi e ne verso metà. L'altra ci servirà per il ripieno e lo setaccio. Diamo una prima mescolatina e poi inseriamo un cucchiaio di glucosio. Se non ce l'hai, aggiungi del miele. Ma se vuoi, trovi la ricetta del glucosio sul mio canale, l'ho pubblicata qualche tempo fa. È veramente semplicissimo da realizzare in casa. Amalgamiamo e poco per volta aggiungiamo l'acqua. Dovremmo ottenere un panetto, quindi acqua quanto basta, non c'è un quantitativo, ti devi regolare tu, ma adesso vedrai la consistenza che dovrai ottenere. Vado a lavorare con le mani e direi che ci siamo, perché come vedi si compatta subito. Ed ecco ottenuto un bel panetto. Adesso questo lo andiamo ad avvolgere nella pellicola trasparente e a riporre in frigorifero a riposare per almeno 30-40 minuti. Intanto andiamo a preparare il ripieno con lo stesso identico procedimento, che però adesso ti faccio vedere. Farina di pistacchi, anche questa la trovi negli scaffali del supermercato. Sempre un cucchiaio di glucosio, restante zucchero. Se come nel mio caso aggiungi troppa acqua, non ti preoccupare, puoi aggiungere altro zucchero a velo per consolidare il tutto. Ottenuto un bel panetto come questo, stessa cosa e stesso riposo nel frigorifero. Ora arriva la parte un pochettino più complicata se farai come me e quindi andrai a realizzare la pecorella a mano libera. Ma essendo che a me piace complicarmi la vita, lo vado a fare con molto molto piacere. Però se vuoi che questo passaggio risulti più semplice e facile, ti lascio il link per acquistare lo stampo specifico per l'agnello e la pecorella giù nell'info box, quindi nella descrizione del video e nel commento in primo piano. Lo troverai nel mio shop Amazon. Ma andiamo a noi. Prendo il panetto di pistacchi e ci do una forma ad L. Lo metto da parte e vado a stendere la pasta di mandorle tra due fogli di carta forno, non troppo sottile e neanche troppo spesso. Io direi che così va più che bene. Poi ci adagio sopra il ripieno e chiudo. Se invece vai ad utilizzare lo stampo, quello che dovrai andare a fare è mettere nelle due parti della pellicola trasparente, adagiare una metà di pasta di mandorle, mettere il ripieno, mettere l'altra parte di pasta di mandorle e poi pressare. Chiudendo, compattiamo il tutto ed adesso parte la vera e propria lavorazione. E come pongo, prima la lisciamo tutta, chiudendo eventuali crepe. Sono soddisfatta del mio lavoro. Adesso lo lascio riposare a temperatura ambiente per mezz'ora e poi lo andrò a decorare. Ed adesso, per andare ad evidenziare ed enfatizzare le striature che ho creato,
Vado a prendere del cacao amaro e un pennello, vuoto l'eccesso e vado a spolverizzare, così da creare un contrasto cromatico e far sembrare più realistica la mia pecorella. E vado solamente però nella parte sinistra, come se stessi facendo delle sfumature e stessi dipingendo. E andiamo a marcare soprattutto la parte bassa degli zoccoli. Ricordiamoci che questo lavoro va fatto anche dietro. Poi prendo un cordoncino, io ho questo dorato, solitamente si utilizza rosso, e lo vado ad avvolgere attorno al collo della mia pecorella, stringendo delicatamente. Thank you.